provinciale del Comasco, al presidio di Sant'Antonio Abate di Cantù, fondamentale per il territorio, un presidio che si sta allargando. Che sta acquistando sempre maggiore importanza, un presidio nel quale crediamo, abbiamo investito e cercheremo di fare in modo che sia un punto di riferimento per tutto questo territorio. I lavori finanziati anche da Regione Lombardia stanno per concludersi. Stanno per concludersi, infatti siamo venuti a vedere un attimino a che punto sono. Bene, una domanda anche sulla tangenziale di Como. Come commenta le parole di Maroni che dice state sbagliando, non otterrete mai la gratuità in questo modo? Ma non, il problema non è quello, nel senso che oggi come oggi Pedemontana può mantenere il proprio equilibrio finanziario solo grazie al fatto che le due tangenziali di Varese e di Como non sono gratuite ma sono pagamento. Se venisse tolto il pedaggio o se venissero tolte le strade e messe in un'altra società, Pedemontana sarebbe priva delle risorse per poter sopravvivere. Quindi il concetto non è quello dell'inserire o non inserire le strade in questa e in quella società, il problema è che noi dobbiamo finanziare nuovamente Pedemontana, fare in modo che ripartano i lavori, con il finanziamento di Pedemontana automaticamente le due tangenziali potranno diventare gratuite. È una cosa ovvia ed evidente. Tempi incerti. Tempi incerti legati al fatto che dobbiamo fare un nuovo bando di gara, ma neanche bando di gara, nel momento in cui l'abbiamo rifinanziata lo si farà. Però non si possono offrire delle soluzioni assolutamente non compatibili con la realtà. In questo momento purtroppo quella proposta non è compatibile con la realtà.